Manca 1 minuto e mezzo, abbiamo recuperato al momento una partita che era diventata difficilissima, eravamo sotto con la Bosnia, poi due grandissimi gol di Insigne prima, di Verratti poi, proprio a pochi minuti dal termine, ci stanno regalando 3 punti che sarebbero vitali nella corsa a Euro 2020, saremo primi in classifica con 12 punti, 4 vittorie consecutive, avremo già un bel vantaggio sulla terza in classifica. Manca veramente poco, manca 1 minuto. Finalmente, dopo tanto tempo, vediamo una bella Italia. Un'Italia che ha coraggio, un'Italia che ha qualità, che ha giocatori veramente di personalità che impongono la loro tecnica e la loro forza rispetto ad avversari più deboli. Abbiamo visto un gol di Insigne pazzesco su questo calcio d'angolo di Bernardeschi battuto molto morbido, un tiro al volo stupendo da fuori area, dritto per dritto in porta. E alla fine abbiamo visto adesso un gran gol di Verratti a giro sul secondo palo, sempre su assist di Insigne. Abituati all'Italia di Ventura, sembra di vivere un sogno con quest'Italia che finalmente gioca a pallone. Poi le partite poi si possono vincere, si possono perdere. La Bosnia oggi ci ha messo in difficoltà. Abbiamo visto un Dzeko in grande spolvero, ha segnato, ha creato assist, ha creato gioco. Pjanic ha tantissima qualità. La Bosnia è una bella squadra. Ora abbiamo un bel contropiede, 3 contro 3. Chiesa, Insigne in area, Insigne. No, fuori, cavolo. Fuori, però è finita. Siamo al quarto minuto di recupero. Finita, è finita. Sì, Italia ha battuto la Bosnia per 2-1. Primi in classifica, 12 punti. Era una vittoria fondamentale questa perché la Bosnia, a livello tecnico, è la squadra più insidiosa di questo girone. Ce la mettiamo già ad 8 punti di distanza. Bene, molto bene. Dopo aver battuto la Grecia, la Finlandia e Liechtenstein, battiamo una bella avversaria, un'avversaria che ha qualità. Pjanic, Dzeko, altri giocatori veramente sul piano tecnico molto bravi. La Bosnia ha fatto il primo gol veramente bello, una grandissima azione finalizzata da un tap-in facile facile di Edin Dzeko. Bene, finalmente dicevamo, vediamo un'Italia che gioca a calcio, che ha tanta qualità. Perché Jorginho ha qualità, Verratti ha tantissima qualità, Insigne, è entrato poi Chiesa, Barella sta dando il suo, grande dinamismo, grande lottatore, Bernardeschi ha un grandissimo piede, anche se può e deve fare molto di più, è entrato Belotti con tanta grinta, siamo contenti, Mancini sta facendo un grande lavoro, anche i difensori Bonucci e Chiellini impostano con sicurezza, Bonucci ha più piedi di Chiellini, ma anche Chiellini abbiamo visto in un paio di occasioni fare dei bei lanci. Emerson Palmieri è stato un recupero fondamentale. Emerson, quando era alla Roma, era il terzino più forte del campionato insieme ad Alexandro. Dopo l'infortunio al ginocchio in quel Roma-Genoa dell'addio di Totti si era un po' perso. Adesso sembra tornato veramente ad altissimi livelli. E qualora la Juventus lo prendesse, farebbe veramente un grandissimo acquisto. Perché è veramente molto bravo e ci serviva un terzino di spinta con questa qualità. Quindi, ragazzi, dagli avariati è tutto. Iscrivetevi al nostro canale, fateci sapere cosa ne pensate delle parodie che stiamo piano piano inserendo nel canale. Mettete un like, condividete il video qualora vi fosse piaciuto. Dagli avariati, versione azzurra, Forza Italia, al prossimo video. Ciao amici!